Ciao a tutte bellissime! Allora, questo video sarà un video dedicato alla cura dei capelli. Molte di voi mi stanno mandando nell'ultimo periodo dei messaggi privati sia su Instagram che su Facebook per quanto riguarda la cura dei capelli, perché si sono rese conto che comunque che i miei capelli rispetto comunque ad un paio di anni fa sono migliorati, sicuramente sono più voluminosi, sono più morbidi, più anche diciamo alla vista sembrano anche più setosi e quindi vi volevo far sapere un pochettino la mia cura dei capelli che sto seguendo già da un mesetto a questa parte. Vi invito anche a seguire il mio ultimo video sulla cura dei capelli, vi mando il link qua sulla sinistra, da questa parte, dove praticamente vi faccio vedere che cosa uso io solitamente di prodotti per la cura dei capelli. Quindi tutto all'olio, balsamo, shampoo, creme, roba varia. E l'ultima cosa che ho comprato è questo qui della Testa Nera Gliss, praticamente Seta Fluida Hair Repair. Allora, è un prodotto che si agita e poi si spruzza direttamente sui capelli sia umidi che asciutti e li rende assolutamente super super morbidi e soprattutto li facilita anche ad essere pettinati, quindi questo è un prodotto assolutamente validissimo. Spero chi fosse interessato, mi pare che costi sui 4 euro, però gli ml sono 200, quindi ce n'è moltissimo, e poi secondo me è un prodotto assolutamente buonissimo, quindi per chi lo volesse provare, testare per credere, poi fa magari fatemi sapere se l'avete già provato o comunque se avete intenzione di provarlo, come vi trovate voi. E niente, vi lascio subitissimo al tutorial. Subito dopo il tutorial ci saranno anche due mie collaborazioni che ho fatto sia sulla Happiness Boutique, su praticamente un'azienda che mi ha contattato direttamente per inviarmi dei gioielli gratuitamente, e vi lascio anche il 10% di sconto qui nel box informazioni per il vostro acquisto. E poi Ronwi, non lo so veramente come si pronuncia, perché io con l'inglese, cioè, ma lo mastico, però per la pronuncia non sono ancora bravissima, che mi ha inviato lo stesso due prodotti. Ne sto aspettando anche una terza di collaborazione che sicuramente mi arriverà la settimana prossima su altri due vestiti veramente belli, quindi su quel video lo farò sicuramente uno dei prossimi video. E niente, non voglio che il video duri tantissimo, vi lascio subito al video, un bacione. Mua! Allora, volevo fare questo mini video incorporato allo scorso video per dirvi che ho fatto una collaborazione con questa marca qui che si chiama Happiness Boutique. Mi ha fatto scegliere due paia di orecchini. Potevo scegliere tranquillamente sia orecchini che bracciali, che collane, che ciondoli, un po' di tutto.
e io ho deciso di scegliere questi due orecchini. Sotto il link del box informazioni trovate appunto il link per ricevere lo sconto del 10% su nuovo acquisto. Poi volevo comunque comunicarvi che fanno la spedizione gratuita in tutto il mondo, quindi questa è una cosa abbastanza importante. E vi faccio vedere soprattutto gli orecchini che ho scelto. Sono troppo carini, me l'hanno inviato in questa scatolina, troppo carina che la posso utilizzare per mettere un po' di tutto, anche gioielli. Poi mi hanno dato la... questa simpatica scrittina con scritto dietro appunto il mio nome. E poi i orecchini sono fatti così, ve li faccio vedere. Allora, li apriamo assieme. Hanno un sacco di cose carine nel sito, quindi vi consiglio magari di dare un'occhiata. Allora, io ho ordinato questi che sono carinissimi. Sono piaciuti tantissimo per quanto riguarda il colore e per quanto riguarda appunto la forma, e sono questi qua. E poi questi che non li avevo ancora, di questa forma qui, e sinceramente io volevo provarli. Adesso ve li faccio vedere bene, sono tutti ben incelofanati in modo tale che non si rovinino, e sono arrivati anche dopo pochissimo tempo. Eccoli qua, guardate che belli, hanno la pietra all'interno e dietro si mettono così, cioè questa è la parte di davanti, scusate, questa è la parte di dietro. Quindi sicuramente poi ve li farò vedere anche indossati. Eccoci qua ragazzi, questo è il vestito che ho acquistato. Allora, io pensavo di usarlo anche come, diciamo, per andare al mare, quando vado al mare o comunque quando rimango al mare, perché è molto sottile come tessuto, è anche un po' trasparente e poi comunque tutto aperto. Lungo lungo, quasi fino ai piedi, e poi gli spacchetti laterali anche. Quindi questo è, diciamo, il vestito che ho scelto. Ed invece il modellino del costume che mi è arrivato, eccolo qua. Allora, io ho ordinato comunque una taglia S, quindi sarebbe una sorta di prima come taglia. È fatto così. All'interno è un pochettino imbottito, però neanche tanto, come vedete. Si lega dietro e poi anche sopra col fiocco. Molto carino, mi sono innamorata del colore assolutamente. E poi la parte di giù è fatta così. Le mutandine, quindi è praticamente brasiliana. Ovviamente che qui ho usato la, cioè ho preso la taglia S, e ha questa parte qui comunque che si lega, e ha questi gancetti, questi lacetti, scusate, qua sotto, di questo colore qua, anche sul dorato, e quindi è fatta così. Il costume comunque mi è piaciuto tantissimo, vi lascio anche di quello il link sul box informazioni, mi raccomando. Vi mando un bacione grande grande, al prossimo video.